ha abusato di te, di quelli che sono ancora in vita? Ancora in vita? Sono piccoli, sì. Quel prete è un piccolo, è terribile. Io, mamma, tante volte, ma torno a pensione. Come si chiama? Torno a cedo per cuore. Avanti! Salve! Allora, io qui, ragazzi, l'unico scherzo che ho fatto è quello di un ragazzo che ho toccato, sono molto più un ragazzino, solo che mi ha sempre trovato in camera, perché era coccolone, diciamo, no? E mentre giocavano lui non giocava, era freddo, noi c'era via, camera mio, freddo, a un certo punto, insomma, mi faceva vedere, insomma, una maschile, una maschera. Perché lo toccavi? Perché ti piaceva? Perché lui è stato lui a farmi vedere il suo membro maschile, no? Lui di sua spontanea volontà? Sì, con la mia. Perché non mi raccontava appunto che faceva le ansie, no? Senta, no? Facciamo vedere quello maschile, vedi, adesso il tetero, dopo il duro, c'era. Però lui a un certo punto, verso destra, anch'io, sai, per dirlo, dico, scoccato, dico, basta, l'unica volta. E comunque, quello che succedeva lì nella stanza con questo ragazzo, cioè comunque era un peccato, no? No, dipende se è un peccato, vito. Perché in basso, col basso, a un certo punto, era uno scherzo, insomma, gli scherzi sono scherzi, quindi, no? Invece diventa mortale, quando lo spiegato con la donna, eccetera, diventa più grave, insomma. Il peccato cos'è? Il divertirsi del male, proprio, era. Compiacirsi del male, è quello il peccato, era. Se vai per necessità, per scarsetto così e fai niente, dai. Come uno ha il vizio di fumare, eccetera. Uno ha il vizio. È il vizio. Senti bisogno proprio di sfumare così. È vero che quando uno si è confessato ha il dovere di dimenticare.